Ciao! Allora, oggi parliamo di sopracciglia, perché è un argomento che a me prende molto, perché non trovo mai un prodotto valido per le sopracciglia, per riuscire a disegnarle, per riempirle e soprattutto non ne ho provati tanti, tanti, tanti e credo di avere concluso i prodotti migliori low cost che utilizzo e con cui mi trovo bene. E adesso ve ne parlo. Allora, intanto se siete amanti delle polveri, sicuramente un prodotto validissimo è questo kit dell'Essence che non costa tanto. Ve lo faccio vedere, comprende, ok? E le due polveri, eccole qui, tutte e due, il pennellino e poi ci sono anche degli stencil, ecco, per fare la forma preferita delle sopracciglia. Quindi davvero è un kit completo. Con le polveri io vado a tendere a fissarle e per fissarle uso sempre dell'Essence, quindi sempre low cost, questo prodotto che vi ho recensito, quindi lo trovate, è Lash & Brown Gel Mascara. Questo che è un mascara trasparente, vedete che è proprio trasparente, lo trovo perfetto per fissare le polveri in modo che restino belle ferme lì. Le trovo validissime. Ora hanno fatto anche la versione waterproof e trovo che sia perfetta per l'estate, ad esempio, e mi trovo molto bene. Invece, quando ho più fretta e quindi uso le matite, ho trovato due tipi di matite. Allora, sicuramente quella più low cost è questa della Essence, sicuramente, che però è valida perché ha una bella matita di quelle da temperare. Col suo pennellino, io dico quella dell'Essence, ma un po' più low costosa, c'è anche la Rimmel o altre marche, comunque low cost. Unica cosa pecca di questa è che è abbastanza morbida e quindi si consuma velocemente, però ha un prezzo davvero irrisorio. Altra matita che invece mi ci sto trovando davvero molto bene è quella del Liv Rocher. Io quando è in offerta o con gli sconti la prendo sempre perché mi trovo benissimo. Questa è sempre la matita, quella sempre da temperare, e di là ha lo sfumino, eccola anche per pettinarle. Questa è una mina semidura, quindi non strappa i peletti delle sopracciglia, però riusciamo a fare un bel tratto senza che si usi troppo prodotto. Poi si suma bene e la trovo molto molto valida. Resterebbe bella fissa abbastanza a lungo, però per fissarla ancora di più ho scoperto un prodotto sempre dell'Essence, questa matita, eccola, trasparente, completamente trasparente, che è un tipo di cera, si chiama Eyebrow Fixing Pencil. È una cera trasparente che va a fissarle e davvero non si muovono, quindi la trovo altro prodotto molto valido. Il duo Yves Rocher, questa matita più questa, io davvero tutto il giorno tranquillamente mi dura, quindi wow. Ricapitoliamo, matita sicuramente low cost Essence oppure questa del Liv Rocher che io ve la consiglio almeno una volta, provatela perché non tornate indietro. Più comunque sempre con la matita la cera dell'Essence. Esistono tanti tipi di cera in commercio, però questa è davvero molto low cost, quindi sicuramente se volete provare un tipo di cera provate questa. Poi c'è la Collistar, ce ne sono altre più costose, però provatene una prima low cost e poi se vi piace potete salire di prezzo. Mentre con le polveri, sicuramente anche in questo caso le polveri ce ne sono tantissimi tipi. Proviamo con quelli low cost subito, che comunque questo è molto valido, quello dell'Essence, vi ricordo, con sempre qualunque polvere,
provate il gel per sopracciglia sempre della Essence, perché davvero questo è fenomenale. E con questo erano tutti i prodotti per sopracciglia che io uso e con cui mi trovo benissimo. Fatemi sapere quali sono i vostri, se qualcuno avete provato, come vi siete trovate. E io spero sia utile. E come sempre, se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale così non perdi le prossime accensioni beauty. E alla prossima, ciao!